Hanno lavorato così anche i miei vecchi. Sono nati e sono morti qui, dove non c'è niente, dove non c'è terra. E come hanno fatto loro, anche noi dobbiamo inventarli i campi da coltivare. Costruirli come si costruisce una casa. Quelli più in basso li hanno costruiti i miei nonni, più su i miei genitori. Gli ultimi sono i nostri. Sì, li abbiamo fatti così, come stiamo facendo questo, spaccando la roccia, grattando la montagna. Sono le prime parole che ci hanno detto questi due contadini incontrati lungo la valle del Brenta in Valsugana. Ci eravamo fermati per conoscere qualcosa della loro vita, dei loro pensieri. Volevamo sapere che cosa lega due vecchi ad un luogo arido che nega tutto. Ma li abbiamo visti lavorare e abbiamo capito. La miseria. La miseria è l'incubo della vecchiaia. Lui ha 60 anni e lei 50. Lavorano così da sempre, senza respiro, per guadagnare pochi palmi di terra così piccoli da essere chiamati fazzoletti. La solitudine li ha abituati a parlare poco e anche fra loro si capiscono a gesti, a occhiate. Sanno da generazioni ormai quello che devono fare, conquistare la montagna metro per metro. Preparata la mina, fasciano la testa alla loro gallina preferita perché non senta l'esplosione e non prenda paura. È l'unica che fa le uova e per uno spavento potrebbe non farne più. Finito il muretto a secco, nasce il problema di trovare la terra. È il loro assillo costante, la loro maggiore preoccupazione. Forse moriranno così, cercandola. La cercano dappertutto e la trovano su fra le crepe, in mezzo ai rovi. E ad ogni viaggio, perché sono molti i viaggi, devono andare sempre più in su, dove nessuno è ancora arrivato a prenderla. Con le zolle compatte formano una base solida sul fondo di sassi, perché non si disperda il friabile strato coltivabile che vi sarà steso sopra. Deve essere un campo uguale, o quasi, a quelli che la natura dispensa in pianura, con abbondanza. Finalmente, il primo tradizionale gesto del contadino, la semina. Noi, da profani, credevamo che cominciasse il ciclo del raccolto. Invece seminavano erba. La seminiamo, ci ha spiegato il contadino, perché la terra del monte è arida e bisogna azotarla. L'erba la rassoda e la concima, preparandola al raccolto, come in questo campo, costruito qualche anno fa. Erba da foraggio.
Il letame viene usato quasi con avarizia, solo quando è indispensabile, perché costa soldi e fatica. E ciò che ottengono dal loro lavoro viene su a stento, appena sufficiente per sopravvivere. Il benessere per i tuoi contadini è lontano perfino dalla speranza. Abbiamo chiesto alla donna se c'era una cosa che desiderava più di ogni altra nella vita. Ci ha guardato senza capire. Poi a mezza voce ha detto: dormire 3 giorni di fila. Null'altro? Abbiamo chiesto. Ha fatto di sì con la testa. Morire, ha risposto. E non stava scherzando. Avete tentato la fortuna fuori di qui, all'estero? No, non si sono mai mossi da questi posti neppure per il viaggio di nozze. Lui soltanto si è allontanato per 4 anni, quando era 20enne. Ma si era fermato sulle montagne di fronte, sul Grappa, nella guerra del 14-18. Quando il campo è concimato a dovere, lo segnano formando dei quadrati. È la tecnica necessaria per coltivare il tabacco che viene piantato ai 4 angoli a distanza regolare. Perché il tabacco? È l'unica pianta che resista su questa terra arida, anche se è una coltivazione che rende poco, al di sotto di ogni dignità di lavoro. Il contadino quasi si vergognava a dircelo. L'anno scorso il tabacco ha reso una media di 30 lire l'ora. Costruire un campo dal nulla, fertilizzarlo, coltivarlo col lavoro da formiche per 30 lire l'ora. Siamo stati noi a vergognarci, per tutti. Sono gli ultimi a rimanere nella valle. Da questi monti ricoperti di fazzoletti di terra, costruiti in secoli di fatica, i giovani se ne vanno. Non vogliono più morire per un pugno di riso. Vanno nelle fabbriche, nelle miniere del Belgio, ad ammalarsi forse di silicosi. Ma qui non vogliono rimanere. Restano i vecchi, dove hanno passato tutta una vita. Questi sono i poderi e la casetta dei nostri 2 contadini. Quando si sono sposati avevano 2 capre e 4 galline, ci hanno detto. Ora possiedono anche una vacca, anzi mezza. E ci hanno spiegato che loro fanno solo 15 quintali di foraggio all'anno, mentre ne occorrono 30 per mantenerla. Così, metà del ricavato della vacca appartiene al proprietario dei pascoli dove la mandano in estate. È bella, hanno aggiunto con orgoglio. Forse la più bella della valle. Si chiama Bianca per il colore del manto. La loro camera è una comune camera da contadini. Pulita, ordinata. Ci sono i ricordi chiusi gelosamente nei cassetti. E la foto di quando si sono sposati. Figli, abbiamo chiesto. Si sono guardati senza una parola, impietriti. Sì,
1. Lo vanno a trovare in città, a Bassano del Grappa, una volta all'anno, nell'anniversario della sua morte. Ed è l'unica occasione questa in cui lasciano i loro campi. Era partigiano del Monte Grappa ed è morto qui, in questo viale, con altri 30, impiccato dai nazifascisti. All'inizio, quando abbiamo avvicinato questi due contadini mentre spaccavano le pietre, li avevamo guardati solo sotto il profilo umano ed economico. Erano così isolati dal mondo che parevano al di fuori di tutto. Avevamo dimenticato che anch'essi fanno parte di noi, che sono parte attiva della nostra storia.